noi ci sentiamo, leggiamo per esempio Repubblica. Io diciamo, suppongo che molti di voi, visto che siete venuti a sentire me, magari siete più o meno, vi considerate di sinistra per quello che può significare, comunque insomma non berlusconiani. No, forse, non lo so, comunque, per quelli che invece sono berlusconiani, benvenuti naturalmente, chi non lo è, magari legge Repubblica pensando di trovare un giornale, no? Il suo giornale, pensando di trovare il giornale, un giornale, quello che noi consideriamo un giornale, lo apri e che cos'è quella specie di zaffata che ti arriva quando lo apri? È una cosa che istintivamente uno dice, ah! No? Ma perché? Che? Ah! Ma come? Che è sto Ratzinger a nove colonne? E poi magari trovi un articoletto, oltre pagina 32, che dice l'importanza della laicità. Uno dice, ah, vabbè, ah, però perché sta a pagina 32 e quello sta a nove colonne in prima pagina? Che ha detto Ratzinger? Non mettetevi il preservativo. Ah, e perché? E continui così, no? Poi Noemi, all'improvviso Noemi. Uno dice, ma con tutte le porcherie che ha fatto Berlusconi, mega galattiche, perché Noemi all'improvviso è così centrale, no? Perlomeno non fa il ministro Noemi, giusto? Non dirige l'Alitalia, non dirige le Poste, non dirige Banca Italia, giusto? Quindi è meno grave di tanti altri gesti commessi dal nostro Premier. Perché su Noemi si scatena cioè si simula questa improvvisa dignità del giornalista che fa le 10 domande a cui si pretende di avere una risposta su Noemi? No? Vi lascia perplessa questa cosa o no? Poi uno pensa, vabbè, la campagna elettorale, forse sarà quello, perché sotto campagna elettorale approfittano di questo momento debole, di questa cosa debole per dargli un po' addosso, per evitare. Sì, può essere una spiegazione. Però certo è un pochino incoerente con tutto quello che è avvenuto prima. Cioè, sulla Carfagna ministro nessuno ha detto A. Stava con la fotina insieme a tutti gli altri così, tranquilla. Quella che ballava la lambada fino a 5 minuti prima, ministro delle pari opportunità, che è un aggravante. Che è un aggravante perché, scusa, ma cioè, è un'offesa di Berlusconi alle donne italiane, che vuol dire quello che ho già detto a Piazza Navone, per cui mi sono beccato una causa che però appunto non è che non vedono l'ora, hanno rimandato la prima udienza 3 volte, non hanno una fretta spaventosa di andare in causa, ma mettere la Carfagna ministro, che cosa significa per delle pari opportunità? Che quello è il modo per avere pari opportunità, giusto? Cioè non è che è un messaggio criptico, nessun giornale, nessuna parlamentare ha detto mezza parola e io, quando ho detto più che mezza parola, ho detto diciamo pane al pane, mi hanno massacrato dandomi dell'antifemminista, tra l'altro, delle violenze, razzismo contro le donne, come se il razzismo non fosse quello, cioè come se è quello giusto, su quello, ma immagino che per noi sono cose ovvie, ma insomma vado a spiegare. Ma quelli che guardano magari soltanto la televisione, appunto, per loro non è ovvio che pari opportunità sta là proprio per dire le donne non è che devono fare carriera mettendosi in mutande e reggiseno, devono fare carriera per quello che sanno fare, ovviamente. Questo significa pari opportunità, tantomeno diventando le amanti di settantenni col trapianto, per esempio, no? Cioè, ci possono essere altri modi. Questo significa pari opportunità, per quello esiste quel ministero, quindi metterci la Carfagna è un insulto. Quello è un gesto insultante, non il mio di dire questo è un gesto insultante. O di citare le intercettazioni che appunto poi non sono mai uscite, ma insomma, secondo me ci sono. E io ho conosciuto le persone che le hanno lette, le intercettazioni, e a proposito di esagerazione della satira, rispetto a quello che ho detto io, le intercettazioni sono Molto molto più esagerate da quello che mi hanno raccontato, tra l'altro, delle persone di Forza Italia, con cui sono riuscita a parlare non
dei compagni della sezione che non esiste più. Ma brava, non è... questo è il lavoro, questo è il lavoro della satira, appunto, decodificare, spiegare perché succede quello. Adesso, appunto, viviamo sicuramente in un regime dittatoriale, di tipo forse più sovietico che fascista, non lo so, chi se ne frega, non mi sembra questo sovietico tardo comunque, non quello dei bei primi tempi, ma sicuramente siamo abituati a leggere notizie come si leggeva la Pravda. Cioè, la Pravda, tu leggevi un articolo che la prima metà era fuffa, poi c'era, da un certo punto cominciava, cioè, c'era sempre la frase e tuttavia, e da là cominciava la parte che significava qualcosa. Il primo era tutta propaganda, cianfrusaglie, eccetera. Poi c'era la parte da e tuttavia, e là c'era qualcosa da dire, dopodiché appunto si faceva della dietrologia per forza, tutti cercavano di capire, ma non tanto dall'articolo quanto dalle posizioni in cui la gente, nelle fotografie per esempio, no? Chi stava più vicino, più lontano al presidente, chi un giorno, chi magari... I Cremlino. Cremlini, bravo, i Cremlini, Quelli lì. quelli là, Durchstürznia, da queste così. Così noi abbiamo lo stesso approccio con l'informazione. Stiamo qua che ci domandiamo, ma perché Fini dice delle cose di buon senso, no? Ma che cosa c'è dietro? Giusto? Che cosa sarà successo per cui Fini dice delle cose di buon senso? Stiamo tutti là, tracata, 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 tracata. Ho letto... Con questi grandiosi editorialisti, ho letto un editoriale di Pane Bianco sul Corriere della Sera, io me ne leggo sempre quando sono di buon umore perché sono di una comicità straordinaria. Due colonne intere per dire: ma chi io va fa a Fini? E lo pagano tanto per fare un articolo che tutto sommato è una minaccia, non è un articolo, no? Perché a questo servono i giornali, a fare delle minacce. Sono delle minacce, cioè tu prendi una posizione, noi ti corchiamo di botte, noi ti facciamo fare brutta figura, noi ti facciamo perdere consensi, eccetera, eccetera. Vendette personali spesso, no? Tu prova. Io vabbè, lasciamo perdere. Comunque, dopodiché ascolti la teoria, che per esempio a me sembra convincente, non so se è vera, ma spero che sia vera. Senti dire appunto che cosa sta succedendo. Sta succedendo che siccome gli americani si sono rotti le scatole di Berlusconi non perché sia quel gentiluomo che è, ma perché sta facendo dei traffici con Putin e con Gheddafi che non sono tollerabili per loro, giustamente, anche perché quello è veramente pericoloso ed è molto pericolosa l'influenza che può avere sull'Europa, che già agli americani non è simpatica in generale, figuriamoci. Un'Europa sotto il tallone di Putin, hanno deciso di farlo fuori, per cui tutta questa storia di Noemi sarebbe così pompata perché dietro ci sarebbero loro che sosterrebbero Fini al posto di Berlusconi, che per questo si permetterebbe il lusso di dire delle cose di buon senso, perché sicuramente dicendo semplicemente delle cose di buon senso nel suo partito sarebbe semplicemente morto, se invece avesse un appoggio di qualche altro tipo, magari ce la può fare, per dire una teoria plausibile, però non è che tu la trovi scritta, se non, cioè tu sui giornali non è che trovi scritte delle riflessioni di questo tipo, non sui giornali principali, perlomeno su internet, no? Sul giornale c'è scritto, ma qual è la convenienza? Pane Bianco scriveva, senz'altro la politica deve essere anche convenienza, non può essere solo principio. Il Corriere della Sera ci tiene sempre molto a questa cosa, a questo fatto qua. Oggi c'era Galli della Loggia, per esempio, che parla sempre di questa moda di eticismo sfrenato, questo legalitarismo senza se e senza ma. Questo estremismo di chi vorrebbe che si rispettasse la legge a tutti i costi. Galli della Loggia scrive solo questo, praticamente. Loro ci battono molto su questo punto, per cui dicono: come fa Fini a dire una cosa del genere? La politica deve essere soprattutto convenienza, non si fa politica con i principi. Scrive lo stesso concetto 5-6 volte, riempie due colonne così, ma non è che ti spiegano, per esempio, che cavolo sta succedendo.